Amici del Grande Calcio, bentornati su Senza Giri di Parole. Io sono Biazaku. E io Tatsuno. In questo video faremo il post partita di Milan-Salisburgo 4-0. Prima di iniziare con il video, vi ricordo di iscrivervi, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che escono su questo canale. E vi ricordo anche che abbiamo delle playlist con un sacco di giovani talenti analizzati fin nei minimi dettagli. Il Milan si qualifica per la fase eliminazione diretta al secondo posto, in un girone che comunque si può definire anche complicato, perché comunque il Salisburgo per me si è dimostrato una squadra molto talentuosa e l'ha dimostrato anche in questa partita. Il risultato è giusto perché il Milan alla fine ha meritato di vincere, però il Salisburgo ha mostrato veramente un sacco di cose interessanti. Una squadra piena di ragazzi talentuosi, un'età media di 21 anni, che veramente hanno fatto una gran bella figura a San Siro stasera, secondo me. E soprattutto, ancora una volta, dobbiamo evidenziare come il Milan riesca ad andare avanti nonostante tutte le assenze che abbia, Sì. e comunque un contenuto turnover nonostante l'importanza della partita. So che i milanisti negli ultimi tempi si lamentano un po' del problema rosa del Milan, però è la loro più grande forza. Lo è stata l'anno scorso e lo è anche in queste partite. Questa squadra ha reagito alla grande, perché comunque la sconfitta contro il Torino poteva farsi sentire, e era un momento particolare e con una pressione parecchio alta, perché un risultato negativo ti avrebbe buttato fuori dalla Champions. E hanno fatto quello che fanno le grandi squadre: quando perdi, la grande squadra quando perde si rialza subito nella partita di dopo. E l'hanno fatto pure con un risultato abbastanza rotondo. Tatarusanu ha fatto una prestazione incredibile, anche è riuscito a essere decisivo su ogni tentativo del Salisburgo, che poteva decisamente tirare meglio, però lui sempre posizionato bene, sempre presente, sempre sicuro in tutte le scelte e le decisioni che prende. Continua a ripetere che questo portiere si sta rivelando una risorsa fondamentale per il Milan. È tipo quella cosa, quel meme di Peter Parker. Ti Sì. sei senza occhiali, vedi Courtois, poi te li metti, vedi Tatarusano. Bravo. La cosa positiva è essersi qualificati. Ovviamente qualificarsi come seconda in questa Champions non è proprio buonissimo, perché ti ritrovi contro delle squadre che fanno paura. La più abbordabile è il Porto. Però le altre sono il Bayern, il Tottenham, il Chelsea non lo possono incontrare perché hanno già preso il Real Madrid, il Manchester City. Potrebbero prendere effettivamente pure il Benfica, eh? Potrebbero prendere pure Benfica e Porto, però comunque la probabilità che ne esca una sfida complicata c'è. Ma questo Milan ha la necessità di fare anche qualcos'altro, cioè dopo aver riconquistato i confini italici, ci sta che magari adesso vada un po' avanti pure in Europa. Fa piacere perché insieme all'Inter e al Napoli siamo finalmente ritornati ad avere tre squadre agli ottavi di Champions. Cioè, per assurdo ci potrebbero essere anche degli scontri italiani più avanti nella competizione, incrociando le dita, ovviamente. Speriamo di no, perché sennò già ce lo mettono in culo le altre squadre. Se poi ce lo mettiamo in culo da sole, non è proprio bello. Non è proprio bellissimo, è uno scenario incredibile, però. Migliore in campo ovviamente è Olivier Giroud, che fa due gol e due assist. Un giocatore che non tramonta mai. Adesso il Milan dovrà affrontare queste ultime partite prima del mondiale con la concentrazione massima, perché comunque il rush finale, se lo fallisci, è un problema anche per il ritorno, per il girone di ritorno. Archiviata la pratica Champions League, adesso ritorna la Serie A. Non vediamo l'ora di vedere cosa ci dirà il campo. Questo video finisce qui. Lasciate un like se il video vi è piaciuto.
Lasciate un commento e diteci cosa ne pensate di questa partita e del cammino che ha avuto il Milan in Champions League. Continuate a seguirci e noi ci rivediamo in un prossimo video.